La realizzazione di box interrati in pieno centro a Salerno diventa una questione complessa non solo sotto il profilo economico ma anche politico. Non solo Piazza Cavour, il cui cantiere è destinato ad essere rimosso con non poche difficoltà per le vicende giudiziarie che potrebbero essere ancora più lunghe della progettazione e dell'avvio del progetto, quanto anche per l'altra ipotesi di realizzazione di box interrati a Corso Garibaldi di fronte all'ex palazzo delle Poste Centrali nei pressi della chiesa di San Pietro in Camerino. Una questione alquanto delicata che potrebbe pesare non poco anche ai cittadini salernitani che, oltre a non veder realizzati i tanto attesi posti auto in pieno centro, potrebbero subirne anche un costo non indifferente. A rimarcarlo ancora una volta è il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, Roberto Celano. Il giorno dopo una nuova richiesta di accesso agli atti per la realizzazione dei parcheggi in Piazza Cavour, nello stesso giorno in cui gli assessori del Comune di Salerno, Claudio Tringali, Paolo De Roberto, Gaetana Falcone e Massimiliano Natella hanno scelto di non presentarsi in giunta per dare il via ufficiale all'iter amministrativo e legale finalizzato alla risoluzione per l'inadempimento del concessionario della convenzione per la progettazione, esecuzione e gestione dell'intervento di sistemazione piazza e realizzazione dei parcheggi in Piazza Cavour. È una questione che sto seguendo da anni. E si sta verificando quello che noi abbiamo detto più volte, abbiamo paventato più volte, purtroppo. E io qualche tempo fa dissi: il Comune ha venduto la Fontana di Trevi. E certo, il Comune in realtà ha dato una concesso l'area per 99 anni, avendo una disponibilità del diritto di superficie per 30 anni. Una parte di quell'area non è mai stata acquistata da RFI, nonostante le rassicurazioni date al concessionario, sono stati avviati i lavori, secondo me in modo inopportuno, e oggi ovviamente il concessionario chiede danni al Comune, perché dopo 13 anni ancora non ha la disponibilità totale e completa dell'area. Avevamo previsto quello che sta accadendo e vogliamo tutelare i cittadini salernitani. Perché non è possibile che ancora una volta gli errori dell'amministrazione, errori madornali tra l'altro, possano essere pagati dalla comunità. Non è vero quello che dice l'amministrazione comunale. Oggi loro è vero che stanno probabilmente avviando un contenzioso nei confronti del concessionario, ma è perché il concessionario che ha ottenuto già un decreto ingiuntivo dal Tribunale Civile di Salerno per danni che avrebbe subito a causa delle inadempienze del Comune di Salerno. Si tratta di 3 milioni e mezzo circa di danni. Noi non vogliamo che quei danni vengano pagati dai cittadini e quindi invieremo anche tutti gli atti alla Corte dei Conti per chiedere che vengano individuate le responsabilità, perché i cittadini vanno tutelati. Una situazione diversa ma che potrebbe arrecare comunque danni alle casse del Comune di Salerno, quella legata invece all'ipotesi dei parcheggi di Corso Garibaldi. Ma anche lì ci sono stati errori madornali, anche lì avevamo detto in Consiglio Comunale, non ci hanno ascoltato e anche lì i cittadini rischiano di pagare per colpe dell'amministrazione. Questa è un'amministrazione fallimentare su tutto, non c'è un'opera pubblica che va avanti, non c'è un'opera annunciata che viene terminata. C'è semplicemente una comunicazione che mira a dire cose diverse da quelle che sono nella realtà e da quello che accade. Mira sostanzialmente a formare un'opinione collettiva che non deve conoscere la verità dei fatti, e la verità dei fatti è che questa amministrazione non può andare avanti perché ha portato il Comune ormai sull'orlo del default. Non c'è un euro, non ci sono servizi, c'è una incapacità ad avviare e a chiudere le opere pubbliche e noi chiediamo fortemente che si dia una svolta alla città.